E siamo al giorno tanto atteso, il sit-in di protesta per Sottoasse Via Mare con il presidente quartiere Porto d'Ascoli, che ormai giustamente da tanto parlava di questa cosa, e abbiamo visto anche diverse persone. Giustamente, presidente, è un problema ormai atavico che esiste da anni e che giustamente se serve qualche piccolo intervento, ma mai l'intervento vero e proprio. Questo sottopasso è inadeguato ai tempi, è stato costruito negli anni 60, forse era adeguato per gli anni 60, ma nel 2023, con la popolazione di San Metrio che è cresciuta, con Porto d'Ascoli è cresciuto, adesso si aggiunge il fatto, fra non molto, con la costruzione del nuovo ospedale. Mi dite voi come questo sottopasso può ricevere tutte queste persone che arrivano a San Benedetto, compreso il turismo. È una città spezzata a metà perché non crea un collegamento opportuno con la città di San Benedetto e nemmeno con i paesi limitrofi. Noi riteniamo di scendere in campo affinché questo sottopasso venga fatto definitivamente. Il comune di San Benedetto del Tronto deve impegnarsi a riprendere i fondi, così come è fatto per le altre strutture che sono state costruite a San Benedetto. Vedi il lungomare di San Benedetto, vedi l'ex Ballarin, eccetera, e tante altre opere che sono state fatte. Quindi su questo principio devono essere trovati i soldi per il sottopasso di Via Mare. Quindi, la popolazione protesta perché ogni giorno ci sono incidenti stradali. L'ingorgo di traffico è visibile anche in questo momento mentre noi stiamo facendo l'intervista, e quindi è una situazione insostenibile. Non si può andare più avanti così, anche perché costituisce un pericolo. Il Comune di San Benedetto deve mettere in agenda politica e deve dire che questa è una priorità, e chiediamo un consiglio comunale aperto affinché questi problemi vengano portati a livello della cittadinanza per informarli. Già dalla vecchia amministrazione avevamo cercato di affrontare questa problematica, avevamo cercato insomma di trovare una soluzione tecnica, perché oggettivamente è un imbuto. Lo stesso attuale sindaco in campagna elettorale aveva detto sostanzialmente che questa era una priorità assoluta, perché non era inconcepibile insomma che rimanesse nella zona sud, nell'accesso sud della città, una situazione del genere che creava proprio un tappo e che oggettivamente, oltre ad essere pericoloso, è anche brutto dal punto di vista del decoro urbano. Noi recentemente abbiamo fatto anche un'interrogazione proprio per sapere qual era lo stato dell'arte, atteso che comunque, visto che per il sindaco era una priorità, e ci è stato risposto sì, che rimane come priorità, però ad oggi non c'è nemmeno un'idea progettuale, E poi tra l'altro abbiamo visto, parlando anche con il presidente, ma anche con i cittadini, che nell'ultimo anno e mezzo è proprio peggiorato il manto stradale e la tenuta di questo sottopasso, che lascia insomma perplessi e soprattutto preoccupati per quello che si possono creare in futuro dal punto di vista sia dell'incolumità e del decoro urbano. Niccolò Bagalini, tra le varie segnalazioni che fai quotidianamente, questa insomma è una cosa sulla quale, diceva il presidente Gore, la città deve sapere. Assolutamente sì, anche perché io penso che una città moderna, una città appetibile come deve essere San Benedetto del Tronto, si deve basare su quelle che io chiamo le 3S, ossia sicurezza, sanità e scuola, quindi istruzione. E la sicurezza è fondamentale, e questo sottopasso purtroppo, anche perché è un'arteria, una via principale che collega appunto la statale al mare, al litorale, e quindi deve assolutamente trovare una soluzione. È un problema che, ci tengo a precisare, non è una questione politica di destra o di sinistra, è veramente uno di quei problemi che è per il bene della città, per il bene dei cittadini e di chi appunto vi frequenta questa zona quotidianamente.